Davvero impressionante come il Vangelo, cioè la parola, la vita del Signore, siano attuali, contemporanei, illuminino fino ai dettagli più piccoli la nostra vita, la vita della società, la storia e la nostra vita personale, la vita delle nostre famiglie, la nostra vicenda storica. E questo per ogni generazione, perché è parola di Dio, perché è parola che ha autorità. Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno? Ecco, questa è una chiave che il Signore oggi ci regala come un dono per entrare nella storia che stiamo vivendo tutti. Questo tempo che ha preso tutti noi, tentando di toglierci la fede, la pace, la comunione, la prossimità, la vicinanza. Che parola è mai questa? Noi abbiamo tantissime parole, mai come in questi ultimi tempi, come in questi ultimi anno e mezzo, due, siamo tempestati da parole, non solo da parole, ma da parole di chi vorrebbe accreditarsi come persone che hanno autorità. Il problema è che le parole che dicono con autorità, con le quali poi impongono le proprie idee, i propri schemi, le proprie decisioni, sono smentite clamorosamente dai fatti in pochissimo tempo. Sono parole vane, come sempre è stato nella storia. Non è che adesso stiamo vivendo qualcosa di nuovo, ma siccome forse oggi è vicina la morte o la vita, o almeno così dicono, e la paura della morte porta ad aprire l'orecchio e aggrapparsi a chi mostra un pochino di autorità, e poi il confine tra autorità e autoritarismo è proprio infinitesimale. Uno si prende l'autorità. Il problema è che, esattamente come accadeva al tempo del Signore, queste parole non hanno alcuna autorità perché non hanno potere su nulla. Il potere mondano, il potere del demonio, è un potere vano, è un potere che dura lo spazio di un mattino, che sembra sedurre, seduce, ma poi alla fine non tocca la vita dell'uomo, non salva la vita dell'uomo. E questa è la discriminante fondamentale. Per questo dobbiamo, noi siamo chiamati ad avere gli occhi aperti e leggere i fatti che stanno accadendo, perché parlino alla nostra vita di tutti i giorni, innanzitutto per poter entrare nei fatti grandi della storia, quindi di cui parlano i telegiornali eccetera, da cristiani con occhi aperti, con occhi che hanno discernimento, gli occhi della fede, e imparare, perché Dio parla nei fatti, parla attraverso la storia come sempre è stato. Diciamo, la scrittura è così, e avere uno sguardo profetico. E questa parola è meravigliosa perché ci dà una chiave, dice: ma chi è che ha autorità qua? Qual è una parola di autorità oggi in questo mondo? Chi? Quelli che cambiano costantemente versione, che cambiano, per dire, addirittura la durata di validità di uno strumento che dovrebbe essere scientifico, invece è soltanto politico, per dire. Non c'è, perché ognuno dice la sua e ognuno è pro domo suo, ognuno è per se stesso. C'è solo una parola che è autorità ed è quella che è capace di stanare i demoni e scacciarli. Tu hai una parola capace di scacciare i demoni? Un medico, bravissimo, stupendo, ha il potere di scacciare il demonio? Perché io devo dare la mia vita e la mia fede, la mia credibilità a un medico? E un medico è un pochino come un feticcio oggi, la medicina, la scienza, è un po' come un feticcio, un totem, che ci parla dell'idolatria, perché hai cancellato Dio, perché non c'è più Dio davanti a te, davanti a me non c'è più Dio nel mondo, per cui si cercano comunque degli dèi, diceva un grande autore, non molto famoso, Chesterton, che quando l'uomo smette di credere in Dio, comincia a credere in tutto. E ovviamente in quelli che ti spacciano le proprie capacità come assolute. I medici sbagliano, sbagliano diagnosi, sbagliano le operazioni, le persone non sono tutte uguali, tutte sono diverse,
mi colpisce tantissimo una cosa. Io in Giappone ho un balcone e ho messo tutti i gerani, mi piacciono tantissimo questi gerani delle Dolomiti, e volevo riprodurli, impossibile perché il clima è completamente diverso. Però finché c'era mia madre che li curava, questi boccheggiando d'estate ma riuscivano a sopravvivere. Poi è andata via mia madre, 25 vasi, ebbene tutti secchi tranne 3. Io non ho fatto più niente, non ho tempo, non ho pazienza. 3 gerani, 3 piante, sono rimaste lì e continuano a fiorire senza essere curate. Ha detto una cosa molto, il signore mi ha detto una cosa, guarda che ogni persona è diversa. Ci sono fisici che durano fino a 90, 95 anni e altri che più deboli. Perché io sono l'autore della vita, sono io. Poi certo bisogna curare, non sto dicendo che non bisogna curare assolutamente, perché poverini, i gerani che sono morti, e i balconi sono brutti, erano meglio prima. Però questo è un fatto profondo, non posso io mettere la mia vita in ciò che non è Dio. Questo sta dicendo oggi il Signore. Tu a chi stai dando autorità in questo tempo? Io a chi sto dando autorità in questo tempo? Perché se ho paura, se sono angosciato, e non solo per il virus è un segno molto forte che ci rimbalzano ogni giorno in tutti i modi, in tutte le salse, cambiando sempre menù, cambiando sempre cose, però per tenerci sempre desti e impauriti. Però quello è soltanto un'immagine di ciò che c'è nel mio cuore. Perché io sono angosciato per mio figlio, per mia figlia, per il mio matrimonio, per il mio lavoro, per la mia salute, per i soldi, cioè perché? Perché sto dando autorità a chi non ce l'ha. Per questo mi sto appoggiando su qualcosa che si sgretola costantemente, che non mi dà sicurezza. E guardate la grande notizia, che questo che abbiamo letto nel Vangelo accade nella sinagoga. Cioè è solo qui che appare la parola con autorità, solo nell'assemblea cristiana. Non è in televisione. E se un prete va in televisione, io vado in televisione, non è la stessa cosa di parlare qui, di annunciare qui il Vangelo. Perché quello che io annuncio qui, nel nome del Signore, quello che tu ascolti qui, quello che noi ascoltiamo qui, si realizza, perché qui scende lo Spirito Santo, perché qui c'è presente Cristo in maniera piena e completa. E ciò che annuncia la parola, quando dice taci al demonio, lo sta dicendo al demonio che c'hai tu oggi dentro e che ti fa dubitare di te stesso, che ti fa pensare male di quel vicino di casa, che ti fa angosciare per ciò per cui tu non hai potere. Chi può aggiungere un'ora sola nella sua vita, dice il Signore. Allora tutti questi demoni che abbiamo dentro, che contrastano con il Signore, perché vieni a rovinarci? Basta! E quante volte noi diciamo basta al Signore? Entriamo in crisi, non preghiamo più, perché vogliamo difendere il nostro vittimismo, superbia assoluta, vogliamo difendere i nostri criteri. Bene, qui non possiamo difenderci, come accade nel giardino dell'Eden, quando Adamo ha peccato e si nasconde, il Signore lo cerca, lo trova. Dove sei? Ho paura, mi sono nascosto perché sono nudo. Qui, di fronte a questa parola, in questa nuova sinagoga che è la Chiesa, che è la nostra comunità, non puoi nasconderti. Tutti siamo nudi davanti alla parola di Dio. Ma è la grazia, perché i demoni sono stanati, perché i demoni escono, perché la menzogna che ci inganna, le parole false che vorrebbero avere autorità e che ci fanno solo male, perché guarda, ascolti la televisione e stai male, guardi male la persona, hai sospetti di tutti, quindi figurati, dai frutti li conosci. Se tutto quello che ci stanno raccontando produce in noi angoscia, odio, rancore verso gli altri, sappiamo già da chi viene. Bene, qua il Signore oggi con un amore infinito dice taci, e ha potere, ha autorità. Taci al demonio che dice che Dio non ti vuole bene. Taci al demonio che dice che tu sei sfortunato. Taci al demonio che dice che non sei carino, che non sei carina, che non c'hai quello che c'hanno gli altri, che la tua vita è sfortunata, che i tuoi genitori, che questo, che quell'altro, che non c'hai soldi per arrivare alla fine, che i tuoi figli ti hanno lasciata sola, lì, anziana. Taci! Bene, questa parola si compie alla lettera e questo demonio esce. Esce senza farci del male. Che cosa vuol dire senza farci del male? Vuol dire che subito dopo che dice taci e fa uscire il demonio, viene lui, perché possiamo ricevere il suo corpo e il suo sangue. Non è soltanto una pulizia, non è soltanto una espulsione del demonio,
ma viene lui a prendere possesso della tua vita. L'amata è trasformata nell'amato, cioè tu sei trasformata in Cristo, io sono trasformato in Cristo, tutta la mia vita diventa diversa. Ho sperimentato chi è che ha veramente autorità, l'unico che ha il potere di scacciare i demoni dal mio cuore e mettersi lui dentro. Questa è l'autorità, tutto il resto non ha autorità. Un padre che non parla scacciando i demoni non ha autorità sui figli. Così un prete che parla di tante cose ma non ha l'autorità di scacciare i demoni è un cembalo che tintinna, non serve a niente. Come i politici. Oggi il Signore viene qui e dice io ti amo. Questa, la declinazione di io ti amo, è taci al demonio. Quello non lo può fare nessuno, eh. Ma tu cambia la tua vita, cambia il tuo sguardo e oggi puoi uscire da questa chiesa rinnovato e vedere la tua vita in modo diverso, e vedere quello che sta accadendo nel mondo in modo diverso, con gli occhi stessi di Dio, con lo stesso discernimento di Dio. E convertirti e desiderare stare con Lui, non avere paura, perché sei stato salvato, perché hai vita e vita eterna dentro, perché sei un'altra persona, esattamente come quest'uomo, in mezzo all'assemblea come un segno dell'opera di Dio, cioè la tua vita trasformata in un sacramento di speranza e di salvezza per tutti gli uomini, per i tuoi figli, nipoti, amici, fratelli, cognati, colleghi di lavoro. Tu pensa una semplice parola del Signore, taci! Ha il potere di cambiare l'universo. Ci crediamo a questo? Sì che ci crediamo, perché tutto il resto ci delude. E quindi unica opzione valida è ascoltare il Signore e lasciarci amare da Lui.